In questo video andremo a disegnare il dominio della funzione f di xy uguale radice quadrata di x alla seconda quarti più y alla seconda meno 1 più radice cubica di arcotangente di x più radice quadrata di x meno y. Vediamo questa funzione dove è definita. Innanzitutto è la somma di tre funzioni. La prima funzione ha una radice quadrata e la radice quadrata è definita quando l'argomento che sta sotto radice è maggiore o uguale di 0. Poi il secondo termine è una radice cubica, la radice cubica è sempre definita per ogni x appartenente ad R, mentre quello che sta sotto la radice, che è arcotangente di x, è una funzione sempre definita. Quindi in conclusione, arcotangente di x è definita per ogni x appartenente ad R e la radice cubica di arcotangente di x di nuovo è definita per ogni x appartenente ad R, quindi è un termine che non ci dà problemi. E infine il terzo è una radice quadrata e quindi di nuovo la radice quadrata è definita quando quello che sta sotto la radice è positivo. Quindi in conclusione, il dominio di F è l'insieme dei punti xy appartenenti al piano cartesiano ad R2, tali che x alla seconda quarti più y alla seconda meno 1 è positivo e x meno y è positivo. Adesso dobbiamo andare a disegnarci, diciamo, questo insieme. Prima cosa disegniamo? Disegniamo i livelli critici. Cosa intendo per livelli critici? Quando qui al posto di maggiore o uguale abbiamo 1 uguale a 0. Stessa cosa per di qua. Quindi, livelli critici. Ah, il primo livello critico è x alla seconda quarti più y alla seconda meno 1 uguale a 0, ovvero uguale a 1. E questa qui che cos'è? È un'ellisse che passa per i punti. Dobbiamo disegnarcela, quindi troviamo quattro punti per cui passa questa ellisse. Ad esempio, ponendo x uguale a 0, troviamo y quadro uguale a 1, quindi y uguale a più o meno 1, quindi abbiamo 0 più 1. 0 meno 1, mentre ponendo y uguale a 0, troviamo che x alla seconda quarti è uguale a 1, ovvero x alla seconda è uguale a 4, ovvero x uguale a più o meno 2. Quindi abbiamo 2,0 perché y uguale a 0, meno 2,0. E poi il secondo livello critico è x meno y uguale a 0 e questa qui sappiamo che cos'è perché sarebbe y uguale a x e quindi questa qui è la bisettrice, è la retta, è una retta ed è la bisettrice del primo e terzo quadrante. A questo punto andiamo a disegnarci questi due livelli critici nel piano cartesiano. Ah, questo è il piano cartesiano, asse delle x, asse delle y. Disegniamoci la bisettrice del primo e terzo quadrante, sarà questa retta qui, quindi questa qui è la retta y uguale a x. Poi dobbiamo disegnarci l'ellisse che passa per il punto 0, 1. Quindi facciamo questo qui è il punto 0, 1, questo qui è il punto 0, meno 1, 1, 2, 3, 4, questo qui è il punto 2, 0 e questo qui è il punto meno 2, 0. L'ellisse passa per questi quattro punti, quindi sarà fatta in questo modo. Bene, e a questo punto come è fatto il nostro dominio F? Beh, notiamo che qui abbiamo che x meno y deve essere positivo, equivalentemente y deve essere minore o uguale di x. Ora, qui abbiamo questa qui è la retta y uguale ad x, la y deve essere minore o uguale, quindi in conclusione la prima parte ci dice che il piano dobbiamo considerare, l'insieme che dobbiamo considerare si restringe a questo semipiano. Perché qui in quest'altro semipiano la y è maggiore di x, mentre nel semipiano che sto colorando in blu è il semipiano giusto. E poi la prima condizione afferma che questo termine qua deve essere positivo, ovvero x alla seconda quarti più y alla seconda deve essere maggiore o uguale di 1. Noi qui l'ellisse abbiamo disegnato è quando la quantità è uguale a 1, questo qui è x alla seconda quarti più y alla seconda uguale a 1, quindi maggiore di 1 cosa deve succedere? Deve stare al di fuori dell'ellisse, quindi qui abbiamo minore
dentro abbiamo minore di 1, mentre tutto qui fuori abbiamo maggiore di 1. Quindi diciamo che quella che adesso colore va bene tutta la zona che adesso sto colorando in rosso. E quindi, siccome qui abbiamo una E, questa qui è una E, devono accadere sia l'una che l'altra condizione. E quindi l'unica zona in cui cade e in cui accade sia la prima condizione che la seconda è questa parte qui. Quindi prendo tutto questo semipiano, la parte che sto colorando in giallo, tolgo questa, diciamo, parte di ellisse e continuo. Questo qui sarà il dominio di F. Quindi questo qui è dominio di F.